E ritorniamo adesso nell'atmosfera magica, elegante, delle sfilate di alta moda a Parigi. In questo momento un po' segreto, siamo nella sala trucco in cui troviamo la top model italiana più famosa del momento, Carla Bruni, l'unica italiana che sia riuscita a sfondare nel mondo delle superstar dell'alta moda, che è una cosa difficile, soprattutto per le italiane, vero? Molto. Senti, in genere la storia delle fotomodelle sempre che, e delle top model che vengono da una famiglia povera, che hanno una vita di sacrificio e poi arrivano a realizzare il sogno. Tu invece è una storia diversa, cioè vieni da una famiglia... Sì, vengo da una famiglia normale, fortunata probabilmente, ma molte ragazze vengono da famiglie magari non ricchissime, ma insomma normali, agiate. E poi il vostro lavoro comporta anche, dicono almeno i giornali, grandi guadagni. Sì. È vero? Grandi guadagni, sì. E come li spendi? Questi soldi. Come li spendo? Cos'è che è ti piace fare? È una domanda da fare. Facilmente, mi piace far tutto. Mi piace far tutto, spendere per me, per le persone a cui voglio bene, mi piace andare in vacanza, non so, ma non mi spendo mica tutti, è molto difficile spenderli tutti. Quindi sei anche una persona oculata che risparmia addirittura? No, non risparmio, però non riesco non li butti a spenderli. Via. Ecco. Senti, ma una donna bella, famosa, importante come te, a cui sono stati attribuiti, dicono sempre i giornali, uomini come Mick Jagger, come Donald Trump, uomini famosissimi e importanti anche loro. Che identikit ci dà del suo uomo ideale? Per me l'uomo ideale è la persona che voglio bene, basta. E adesso ci trasferiamo.